Dottore, io vorrei leggere una sua introduzione in un articolo pubblicato su Pianeta Salute, perché oltre a essere molto bella, mi è piaciuta molto, corrisponde al vero di tutto quello che ha detto fino adesso, tutto quello che è possibile anche documentare. Alla fine di questa introduzione che le leggo è perché le voglio chiedere una cosa. Allora, più ampie e documentate sono le conferme scientifiche della terapia di Bell. Maggiori sono le cause e le intimidazioni verso i medici che la praticano o la approvano. Un'attenta regia ha pianificato sia la disinformazione che un ermetico blocco dell'informazione sulle evidenze scientifiche e conferme cliniche dell'MDB, censurando queste inquietanti verità che, se conosciute, potrebbero innescare imprevedibili e gravi reazioni. Ecco, allora, dottore, io mi sento di chiederle quali potrebbero essere queste imprevedibili e gravi reazioni. Tra l'opinione pubblica e chi detiene il potere. Perché se la gente ha la percezione di essere disinformata su elementi fondamentali e rinunciabili, come la salute, come la ricerca scientifica, come il dato scientifico che poi diventa dato clinico, diventa farmaco, se c'è questa percezione, se la gente arriva a queste conclusioni, è destabilizzante per un potere. Perché se la gente non viene informata e viene disinformata su elementi vitali e rinunciabili, un intero sistema di potere entra in crisi. Allora lo scetticismo diventa totale, la gente potrebbe cominciare a indagare come viene gestita l'informazione e con quale finalità. Vi cito soltanto un articolo, lo trovate sempre sul sito Metodo di Bella. Ma è un articolo noto a livello internazionale, ma nessun organo di stampa lo ha riportato. La prima rivista scientifica del mondo si chiama New England. Esiste un rating delle riviste scientifiche che è molto più attendibile dei rating finanziari. Ci sono 8.000 riviste scientifiche, la prima è New England. Una donna con grandi capacità ha diretto New England per circa 20 anni. La prima rivista scientifica del mondo, dopo 20 anni è arrivata all'esasperazione. Ha notato come l'inquinamento del dato finanziario sulla ricerca scientifica e sulla pratica clinica sia arrivato a un punto intollerabile. Ha fatto una memoria estremamente documentata, citando personaggi, citando il potere universitario, le cariche accademiche. Ha citato determinati individui. Attraverso questo viene un quadro estremamente grave e inquietante, cioè l'inquinamento del dato finanziario, del potere finanziario sulla ricerca, sull'università, sulla pratica clinica. Questo voi lo leggete sul sito Metodo di Bell, si chiama Angle, è stato ripreso dal Senato americano, c'è in corso un'inchiesta nel Senato americano, perché questo condizionamento, questo inquinamento è arrivato a livello intollerabile. Uno degli elementi di questo sistema è l'ostilità, l'ostracismo verso il metodo di Bella, che ha delle basi scientifiche che sono incontestabili. Cioè, i componenti base del metodo di Bella hanno una conferma nella letteratura che è sterminata. Considerate che per la medicina basata sull'evidenza, che è la base della pratica medica, e a livello internazionale è comunemente accettata ed è riportata su British Medical Journal, è scritto da Rosenberg. Perché un prodotto sia scientifico, perché una cura sia scientifica, ci devono essere i riscontri nelle banche dati medico-scientifiche internazionali e ci deve essere la pratica di uno o più medici. Il metodo corrisponde esattamente a questi criteri. Chiunque che sappia navigare può andare su PubMed, pubblicazionimediche.gov, digita i componenti del metodo e poi la parola cancer, vedrà la mole impressionante di conferme sull'attività antitumorale di ogni componente del metodo, non solo, ma di conferme per cui vari componenti usati insieme hanno un incremento fattoriale, cioè esponenziale dell'attività. Ora, se ogni componente del metodo è efficace, se ci sono migliaia di pubblicazioni è questo, se mettendoli insieme si potenzia l'efficacia, se non è tossico, per quale motivo non deve essere usato? Sono così clamorosi i successi delle terapie attuali, sono
Sono così elevate le percentuali di guarigione della chemioterapia da rifiutare a prioristicamente un metodo che ha delle basi scientifiche di questa portata qua? Vi cito solo un esempio. Una delle massime riviste mondiali è Journal Oncology. Ha pubblicato un lavoro. Questo lavoro, firmato da Morgan, è stato condotto su 220.000 persone, presso una base statistica immensa, per 14 anni e i 22 tipi più frequenti di tumore. È arrivato alla conclusione che l'attuale terapia chemioterapica consente al 2,2 negli Stati Uniti e al 2,5 in Australia, è stato uno studio multicentrico, di arrivare a 5 anni. E se io ho un 2% di sopravvivenza a 5 anni, moralmente, eticamente, posso rifiutare delle terapie che hanno una base scientifica di quella portata?